Quanto ci vuole a fare il giro del mondo? Attualmente 2-3 giorni, ipotizzando di usare più aerei di linea consecutivi. Ma in passato quanto ci è voluto per fare il primo giro del mondo e chi l'ha realizzato? In questo video scopriamo la storia della prima spedizione navale che riuscì a compiere l'impresa ben 500 anni fa. Quanto ci volle? 3 anni e la vita di più di 200 uomini, compresa quella del capitano della flotta, Ferdinando Magellano. Benvenuti a un nuovo episodio di Imprese Impossibili. Immergiamoci nell'Europa a cavallo tra 1400 e 1500, all'inizio dell'età delle scoperte. Ecco, possiamo citare subito 3 delle innovazioni cardine delle esplorazioni di quest'epoca: la bussola, inventata dai cinesi e nota in Europa dal XII secolo, la caravella, una nave con propulsione a vela e un timone adatto alla navigazione oceanica, e la polvere da sparo, i cui utilizzi diedero vita alle armi più letali viste fino ad allora sul pianeta. Perfetto, e gli europei dove volevano andare? Nelle Indie e nelle isole Molucche. Perché? Per le spezie. Chiodi di garofano, noce moscata, cannella erano preziosi quanto l'oro. I regnanti e i mercanti del vecchio continente facevano a gara per ottenerle. C'era un problema però: gli europei non sapevano quasi nulla del mondo che li circondava. Il Portogallo scelse così l'esplorazione della costa atlantica dell'Africa e nel 1498 Vasco da Gama riuscì a circumnavigarla e a raggiungere l'India. Gli spagnoli, d'altro canto, tentarono di arrivare in Oriente dalla parte opposta, dall'Atlantico. Ora, se pensiamo all'obiettivo di partenza, non gli andò benissimo. Nel 1492 Colombo non raggiunse le Indie ma l'America, però il mondo non fu più lo stesso. Inoltre, gli spagnoli continuarono a provare a raggiungere l'Oriente andando a ovest. Nel 1494 infatti si erano spartiti a tavolino col Portogallo tutti i nuovi territori scoperti e da scoprire col trattato di Tordesillas. La cosiddetta Raya, il 46esimo meridiano ovest più o meno, divideva i domini del Portogallo a est da quelli della Spagna a ovest. Ecco, è proprio grazie a questa spartizione che ci furono le condizioni per realizzare il primo giro del mondo. Gli spagnoli nel frattempo compresero che l'America era un nuovo continente e nel 1513, attraversando via terra l'istmo di Panama, scoprirono l'esistenza dell'Oceano Pacifico. Per raggiungere l'Oriente, quindi, dovevano solo trovare un modo di far passare le navi al di là dell'America. Il problema era che fino a quel momento né a nord né a sud si era trovato un passaggio via mare. Ed è proprio qui che entra in gioco Ferdinando Magellano. Fernão de Magalhães, questo il suo nome, era portoghese e voleva a tutti i costi trovare un passaggio per oltrepassare l'America. Inizialmente chiese al re di Portogallo di essere finanziato, ma senza successo. Però era un tipo ambizioso e determinato e così, mosso anche dal risentimento verso il suo re, si rivolse alla concorrenza spagnola e la concorrenza accettò. L'imperatore Carlo V d'Asburgo, che era anche re di Castiglia e Aragona, ascoltò infatti il suo piano e gli affidò il comando di una spedizione che trovasse un passaggio per oltrepassare l'America e raggiungere l'Oriente. 5 navi per un totale di 234 uomini, a cui se ne aggiunsero poi altri, salparono così il 20 settembre 1519 dall'Andalusia alla volta dell'America. Tra loro c'era un italiano, un vicentino, Antonio Pigafetta, ed è proprio grazie al suo resoconto scritto che sappiamo nel dettaglio quanto accadde durante la spedizione. Verso la fine del 1519 la flotta giunse in prossimità del Brasile e Magellano ordinò subito di iniziare a scendere verso sud per esplorare la costa alla ricerca di un passaggio per il Pacifico. Ma prova e riprova, i mesi passavano e non si trovava nulla. Dopo un anno dalla partenza il capitano aveva già perso una delle 5 navi, era stato costretto a razionare le scorte alimentari e aveva fatto giustiziare alcuni dei suoi uomini per ammutinamento. Poi finalmente la svolta. Nell'ottobre del 1520 2 imbarcazioni mandate in ricognizione portarono indietro la notizia delle notizie. Avevano trovato un possibile passaggio. Si trattava di un braccio di mare situato tra la Terra del Fuoco e la massa continentale del Sud America, oggi conosciuto proprio col nome di Stretto di Magellano. La spedizione poté così partire verso il nuovo oceano, chiamato Pacifico dal capitano, visto che in quel momento in apparenza era calmo. Un'altra nave, però, abbandonò la flotta e tornò indietro perché il suo equipaggio era stremato e soprattutto terrorizzato all'idea di navigare senza meta in un mare sconosciuto.
Le tre navi rimaste cominciarono quindi a navigare verso ovest. I giorni passavano e intorno si vedeva solo acqua. Nel frattempo le condizioni di vita a bordo stavano peggiorando sempre di più. I viveri terminarono e gli equipaggi per sopravvivere furono costretti a mangiare e a bere cose che è meglio evitare di raccontare. Inoltre si diffusero diverse malattie e morirono parecchi uomini. Insomma, la spedizione sembrava destinata a fallire. Ma poi, finalmente, dopo tre mesi fu avvistata a terra. L'isola di Guam, poi le isole Marianne e quindi le Filippine. Gli equipaggi ebbero modo di rifocillarsi e fare provviste. Magellano inoltre riuscì a stringere buoni rapporti con vari popoli indigeni che abitavano le isole e persino a convertire alcuni di loro al cristianesimo. Insomma, tutto sembrava procedere per il meglio. Ma poi avvenne il fattaccio. Magellano, aiutando un capo tribù alleato, rimase ferito a morte in uno scontro armato contro una tribù indigena sull'isola filippina di Mactan. Gli spagnoli, dopo aver subito un altro attacco, ridotti di numero e ormai con sole due navi, ripartirono in fretta e furia, affidando il comando della spedizione al nostromo Juan Sebastián Elcano. Naviga e naviga, finalmente, verso la fine del 1521, raggiunsero le tanto desiderate isole Molucche. Acquistarono un enorme carico di chiodi di garofano e ripartirono, anche perché il viaggio verso casa era ancora lunghissimo e pieno di insidie. Fu necessario, infatti, spingersi verso ovest per migliaia di chilometri, attraversando tutto l'Oceano Indiano, circumnavigando l'intera Africa ed evitando in tutto questo l'incrocio e lo scontro con le navi portoghesi. Insomma, ci vollero grande abilità e anche fortuna. Il 6 settembre 1522, 500 anni fa, un'unica nave superstite delle 5 partite, quella comandata da Elcano, attraccò in Spagna, completando così la prima circumnavigazione della Terra, il primo giro del mondo. Il carico di chiodi di garofano acquistato alle Molucche non solo coprì le perdite della spedizione, ma garantì anche un sostanzioso guadagno. Altrettanto certo, però, è che dalla partenza erano passati quasi 3 anni e che dei 234 uomini partiti ne erano sopravvissuti soltanto 18. Ragazzi, spero che la storia di questa impresa vi sia piaciuta. Quali altre avventure o scoperte scientifiche straordinarie vorreste che vi raccontassimo? Aspettiamo i vostri suggerimenti qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di averci seguito e vi aspetto per un prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!